Buongiorno, mi chiamo Daria Karapetkova, insegno lingua italiana all'Università di Sofia in Bulgaria e nell'ambito di questa bellissima iniziativa vorrei parlarvi di un testo che amo moltissimo e che fa parte della raccolta di racconti di Stefano Benni, Il bar sotto il mare. Sto parlando del racconto Il verme disicio. Il verme disicio è un testo che mi emoziona tantissimo tutte le volte che con i miei studenti lo uso per esercitare le nostre capacità di traduttori e di interpretatori di un testo pieno di inventiva e di tantissima immaginazione, anche a livello linguistico. Quando oggi sempre più spesso pensiamo alle sfide che l'intelligenza artificiale rappresenta per il mestiere del traduttore in generale, penso che un testo come quello del Verme disicio sia un'ottima prova del fatto che la creatività, l'ingegno, l'immaginazione e il tocco personale che usiamo quando siamo veramente bravi come scrittori, non riuscirà mai a essere sopraffatto dallo spirito sterile e rigido che la traduzione offerta da un'intelligenza artificiale, almeno per il momento, rappresenta. Quindi sì, ecco, questa è la mia scelta, il racconto di Stefano Benni, Il verme disicio, un testo che ogni generazione amerà rileggere. Grazie.